Prosegue la ristrutturazione e riqualificazione del complesso degli ex salesiani nel cuore di Faenza. Questa volta il tassello è quello dell'area sportiva con il rinnovato campo da calcio per le giovanili del Favenzia. Del campo da calcio e della sua rimessa in funzione è una delle soddisfazioni maggiori da quando sono presidente, perché comunque vederlo così pieno di ragazzi e veramente utilizzato è stato veramente bello. E come ho detto spesso, era anche una delle attività che un po' più mi preoccupava, perché mentre in tutte le altre ristrutturazioni andiamo comunque a mettere attività diverse da quelle precedenti, seppure comunque in linea con quello che è lo spirito educativo, formativo e giovani, qui andiamo a rimettere in funzione per le stesse attività. Oggi è l'occasione per presentare il nuovo impianto sportivo a noi dedicato, su cui abbiamo investito tanto negli ultimi anni. Finalmente, per quanto ci riguarda, si realizza un sogno per tutti i nostri tesserati del settore giovanile. Settore giovanile che oggi conta oltre 160 giocatori, 160 ragazzi che praticano sport, sia e soprattutto in questa struttura per quanto riguarda il settore non agonistico, che in altre strutture del contesto faentino. Dopo pezzo, come la realizzazione di un grande mosaico, va a completarsi e prendere forma questo progetto di riqualificazione urbana di uno degli spazi più importanti della nostra città, della nostra comunità, e lo fa con progetti, con percorsi sempre dotati di un senso specifico e particolare. Anche in questa occasione si parla di educazione, parliamo di un progetto legato allo sport, ma allo sport declinato su base educativa.